Professor Baudet, hoy en este festival de filosofía alegamos de conflicto, de atopio negativo entre pueblos. Fostea este un filósofo que se está ocupado tiempo su meta, no solo del idealismo tedesco, ma inizialmente se comenta esa filosofía o e poi cambiare sa contemporaneidad. Sarà la domanda che ti chiedo fare, scusa. Poi sa filosofia cambia sul mondo de Cambia sa conca di sa gente e cambia sa conca di sa gente. Che punti pago se non punti mera, poi cambiare un pochetto la storia, però cambiare la storia è un movimento collettivo che è difficile. Lentamente qualcuna cosa vuole cambiare, però non mera. Ho ritengo che vuoi dare questa idea di conflitto, di guerra e di esilio. Di vedo del suo punto di vista della tragedia greca e della cultura greca, commenti questa filosofia, bessia foras della tragedia. Poi questa tragedia è durata 100 anni, pago. I grandi scrittori di tragedia, Eschilo, Sofocle, Euripide, Antico Menzau, su commenso del suo quinto secolo Sì. ante di Gesù Cristo, e tutto si acaba con la morte di Sofocle in suo 405. E anche pensavo, era su gesti, su dolore, sa guerra, i prisioneros di guerra, poi in guerra boceantarotto, sono vincitori. Boceanta Presoneri si non da ia da. si prigionieri pago sbeccio su voi aspettava sì aspettava anche che qualcuno dei parenti dei amici pagasse finiva che Certo. pagai sul riscatto e Boceanta soprattutto i filos dei scapus poeta quando Murianta Fiantamannus, Serenzia. quando Fiantamannus si poteva vendicare. E soprattutto su chi veniva importante di pigare metà sclavos, poi servivano un po' di sbende, e picciocca, poi si sta portando a fare cosa, non molto bella. Entonces, su dolori che hai nella tragedia greca non è differente dai dolori che hai oggi nelle guerre in Palestina, per esempio, poi noi in Sudeste Romano, donando una rappresentazione, una tragedia Incendio. che si incendi. E non è cambiato, in sua natura umana non è cambiato, non è cambiato molto, su spagnolo Però so, in manca. sa tragedia greca, professore, Eschilo, la Vinza da Sofocle, tutta sa tragedia greca ad agricao de analizzare con sa categoria de sa ragione una cosa che il ragione non ditende. Oh, e noi se teniamo questo strumento, questa categoria di questa ragione, lo cercate di comprendere, voi testi che discutono, a zinchi volte, dell'Occidente contro l'Oriente, del mondo occidentale, cattolico, cristiano contro il mondo arabo, noi teniamo la categoria di questa ragione, non ha un senso ai custodio che non finisce mai. No, noi stai ci vuoi questa tragedia greca che tieni de bello è che non hai uno che tiene ragione e l'altro è il suo nemico che non dà renite. Hai un equilibrio che non tiene soluzione. Poeta, per esempio, is enemigos, non punti considerati in questa tragedia come enti enemigos, ma come enti personas, e hai tragedias che vedono di questa triste sorte di chi ha perduto la guerra.
Entonces es la filosofía con Platón que circa de trovare, de agatare una soluzione che non sia che tutto dos tenente ragione. E la filosofia in Platone è come una forma de, non di aporia, come si diceva in suo greco antico, nel sentito, se, se nel sentito, sì. Nel suo sentito che nostra forma di apolia, ma sì, che non che no hai soluzione nel conflitto tragico. Platone tenta di agattare una euporia, nel suo sentito di una buona soluzione, che hai una via di. Cioè, come era un po' griccante a sapere una soluzione che sia una via di fuga, una via di fuga, sì, una buona via di fuga. E entonces pensando su su che mi va, credo che sia la naturaleza, la natura della filosofia è di incontrare soluzioni che non siano semplici, soluzioni che interiorizzano la morte, la morte. La filosofia è una forma di tentativo di agatare soluzioni razionali che la tragedia non tenia la forza di agattare. Mi viene in conca su spagnolo quel disastro. No, grazie per lo sforzo che hai fatto in tanto, sì. Però la sua ultima domanda devo far rispondere in italiano. No, non posso. Sì, sì. Sì, però noi sì, il nome si spende un festival di filosofia. Mm-hmm. In tedesco l'arte è eine brotlose Kunst, cioè un'arte senza fare. Sì, sì. O vado come se fosse di posta cultura. Mm-hmm. E siccome te stai zio sul mondo, fai delle lezioni di filosofia, mm-hmm. Sa filosofia oggi ha ancora senso di esistere, si studia questa storia della filosofia e del suo pensamento, ha ancora senso. Sì. Non molto veloce. No, fuori dentro in sardo. Deo non fuori dentro in sardo di quando via pittico, quando Gastedo via bombardato con gli americani o gli inglesi, e quando veniva dos anos mi abbia mandato con Saceraca in una bida di suo campida. Io avevo di vostra a rifugiavo con lo sfanatica. Con lo sfanatica. Quando mi interessa centesimo sì, di quella zona. Babbo mio che era di Brescia, mamma mia è sarda, quando fiatorrao di sa guerra mi ziriava piccolo selvaggio, pensando che ero solamente sardo. Ora, mi pare, sì, mi pare, credo che sia come una regressione nel tempo, è la memoria antica che viene. Per rispondere in italiano, certo la filosofia ha sempre avuto un'importanza ridotta, nel senso che anche oggi non è che è una cosa di massa, per quanto l'aumento della cultura fa sì che la gente legga di più, capisca di più, e in un mondo che non ha, che ha tanti punti di vista con la globalizzazione, le culture che si incontrano e si scontrano,
e che crea nuovi problemi con le biotecnologie, eccetera, la filosofia ha sempre qualcosa da dire, nel senso di trovare qual è la, quali sono i valori giusti, per esempio nel rapporto che se ne è parlato qua, con la cultura islamica, sì, chi ha ragione, chi non ha ragione, insomma di trovare un orientamento in un mondo che cambia. Ecco. Cioè il compito della filosofia è quello di orientarci, siccome ciascuno di noi viene a, nasce in un mondo già fatto e a tappe forzate deve arrivare a dare un senso alle cose, beh, la filosofia è un buono strumento. Ce ne sono altri, ma chi arriva a pensare filosoficamente probabilmente ha più strumenti per orientarsi.